Hola, hola a tutti ragazzi, ciao, bentornati. Allora, come avete visto dalla brevissima intro, finalmente anch'io, grazie al Signore, sono approdato in Liga Campione, quindi dai, mi sono beccato le 2000 CM. Scusatemi se domenica non ho fatto uscire il Fuck You Time, ragazzi, ma veramente ho detto, cazzo, ce la faccio a registrarlo, invece poi, porco due, non ce l'ho fatta a registrare, ma state tranquilli che arriverà questa domenica. Quindi, allora ragazzi, adesso vi faccio vedere in Liga Campione, bene o male, come ci sono arrivato, gli attacchi, più che altro vinto due difese di seguito, quindi veramente mi hanno fatto salire di 44 trofei, quindi porca troia, cioè sono salito molto agilmente. Quindi scrivetemi sotto nei commenti se volete che vi spieghi qualcosa della Lega Campione, che attacchi potete fare, come arrivare in Lega Campione velocemente. Scrivetemi tutti i vostri dubbi, tutte le vostre domande qui sotto nei commenti e lasciatemi un bel pollicione in su, dai cazzo ragazzi, e cerchiamo di superare i 600 mi piace come sempre. Quindi confido in voi, mi piace e commentino qua sotto e passate da tutti i link in descrizione. Quindi allora ragazzi, andiamo subito. Allora, vi premetto che si trovano veramente abbastanza municipi fuori. Infatti, come potete vedere, c'è, ho fatto due attacchi di seguito a due municipi fuori, dove ho preso 13 trofei con entrambi gli attacchi. Quindi c'è, cioè, veramente sono 180.000 e 180.000, ho fatto 360.000 con solo la regina praticamente e 2.400 di nero, perché c'è veramente un bonus super alto. Poi ho attaccato prima di andare a letto, infatti 6 ore fa veramente ho preso 2.752 di nero più 1.200 di bonus, quindi c'è, cioè, veramente nero a sfare ragazzi. Attacchi che mi hanno fatto, allora ho vinto queste due difese, di cui uno mi ha fatto 39% e l'altro 41%. Adesso ragazzi, riummesso il municipio fuori perché rifarmo un po', perché almeno mi attaccano e mi levano un trofeo solo come qua. Mi ha attaccato uno con 3600 coppe, cioè boia, io sono a 3221, va bene. Comunque sì, allora vi faccio vedere la prima difesa che mi ha attaccato, questo qui veramente che aveva tutto al massimo. Infatti aveva i giganti, i golem, tutto al massimo. E aveva la gelo, tre furie, una cura, i reali al 20 e al 25. Allora mi ha attaccato, guardiamo un pochino da dove parte perché non me lo ricordo. Ah giusto, partiva da qua giù con i due golem, buttando tutti i giganti qua giù un po' a caso per far entrare i golem e poi i giganti dietro, che comunque sia rimanevano in vita. Poi butta 18 milioni di spacca muro, così riesce a entrare dentro. Mettiamo un pochino più veloce per due, vai, butta tutti i maghi, tutti gli arcieri e una furia qua, così che pulisce tutto. Ragazzi, escono i truppe del clan, che dopo la veleno è fondamentale mettere draghi e mongolfiere, perché veramente non vanno giù con la veleno. Il drago veramente regge tanto e fa tanto danno, le mongolfiere uguale perché fanno danno ad aria. Allora, le inferno vanno messe una singola e una doppia, così almeno riescono meglio a colpire i bersagli, una vera cosa. Quindi c'è, cioè, ragazzi, guardate qua, mi ha fatto il 34%, li sono rimasti solo i giganti, escono tutti gli scheletrini qua giù, che veramente, cioè, proprio non fanno niente. Il drago è sempre in vita e distrugge tutti i golem, che adesso mai sono golemini, e i giganti creperanno in maniera proprio agilmente. Quindi mettiamo per 4, così fa veloce e boom, tutto morto e non mi ha fatto niente, 39%, e mi sono preso 24 coppe, ragazzi, che non sono poche, anche se mi hanno culato un po' di risorse. Però veramente, cioè, le coppe sono veramente fondamentali per chi voleva arrivare a campione. Poi altra difesa che mi ha anche attivato lo scudo, ragazzi, questa qua, che è questa, sì esatto, 41%, con l'attivazione dello scudo, che veramente sono le difese che preferisco di più. Mi ha attaccato con una go wipe e qualche mongolfiera per far uscire le truppe del clan, penso. Comunque sia, è stato sfortunato perché, avendoci il drago e le mongolfiere, con le mongolfiere esce solo il drago e quindi lui ha detto boom, pensa, cioè c'è solo velo, quindi ta ta ta, gli metto un avvelino qui, lo indebolisco e poi lo tiro fuori e lo uccido come aghetti. Soltanto che lui non sapeva che avevo le mongolfiere, come vi ho già detto, e quindi i golem quando sono entrati l'hanno un po' preso nel baugigi, anche perché i maghini non hanno puntato subito il drago. E infatti i golem sono già pieni. Ha buttato una furia qui perché pensava di entrare, un salto, però nessuno caga il salto. Escono le mongolfiere, butta un congelamento sulla torre inferno e arco X, ma veramente le mongolfiere fanno veramente un bordello di danno, anche Pekka. Dopodiché escono gli scheletrini, e gli scheletrini contro i Pekka, ragazzi, sono veramente fenomenali. La regina fa il giro, per fortuna la torre inferno singola ha puntato un golem e l'ha distrutto. La regina sta puntando il castello del clan, ma morirà a breve perché ha puntato un casino di difese. Rimane un maghetto, qualche maghetto esterno e
mezzi golemini qui tutti soli, con l'inferno singola che veramente devasta e riesce a fare il 41% e basta, anche perché poi i maghetti entrano ma moriranno molto agilmente perché la torre del racello colpisce, l'arco X li colpisce, quindi niente. Mi sono beccato altri 20 trofei, quindi con due difese di seguito, ragazzi, veramente boom, veramente tantissimi trofei. E questo villaggio qua, che è da war, lo uso anche in war, però è veramente figo anche per fare trofei, ve lo faccio vedere, è veramente molto molto bello. Quindi volete, se volete copiarvelo, mettetevi in pausa e copiatevelo, bla bla bla, così almeno veramente vincete tante difese. Io non l'ho mai persa una con questo villaggio per ora, l'ho usato tipo 3-4 volte e sempre difese vinte. Quindi allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, sono arrivato finalmente in campione, guarda, proprio aspettavo tanto. Fra pochino ritornerò nel Kinsica normale, che penso che scaleremo, almeno a quanto dicono i capi dovremmo scalare, quindi guardiamo se riusciamo ad arrivare nella top 200 dei clan italiani, poi sicuramente vedrete qualcosa. Quindi niente, da Martini è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, lasciatemi un bel pollicione in su che mi fa molto piacere, e scrivetemi qualcosa che veramente leggo tutti i commenti e rispondo sempre. Passate da Facebook e mettete mi piace, che informo un po' sulla situazione dei video, tutto quello che succede. Instagram se volete vedere qualche foto figa. E niente, da Martini è tutto, ci becchiamo al prossimo video, ciao! For what?